Dopo l'anteprima mondiale a Los Angeles dal 29 febbraio esce nelle sale italiane La rabbia, l'ultima pellicola di Luis Nero, distribuita dall'Altro Film. Il tema molto particolare del progetto, che descrive bene la situazione cinematografica, anche straniera, è stato la carta vincente che ha permesso il successo del film all'estero e la sua successiva vendita in molti paesi. Caso straordinario nella storia del cinema indipendente italiano è la partecipazione di un cast eccezionale, tra cui il premio Oscar Faye Dunaway e il premio Oscar per le musiche del postino Luis Bacalov, il popolare attore Franco Nero e altre star di caratura internazionale, tra cui Giorgio Albertazzi, Tinto Brass, Arnoldo Foà e Philippe Leroy. Tali adesioni a un film indipendente manifestano che anche personaggi di grosso calibro sentono come loro il malessere verso un sistema cinematografico che schiaccia il cinema come espressione artistica. La rabbia, infatti, si può connotare come lavoro di denuncia nei confronti di un cinema che ha tutte le caratteristiche di un'industria e non ha spesso più niente a che fare con la sua missione artistica iniziale, che era quella di muovere, di elevare l'animo umano, come cita uno dei personaggi della rabbia. L'umanità esiste per creare opere d'arte. Solo la rabbia guida le azioni del protagonista. La rabbia, sebbene incanalata come tutti gli autentici sentimenti, diventa una forza, il motore interiore che alimenta la voglia di riscatto e non permette la resa. Il film tratta seriamente l'argomento senza per questo escludere l'ironia sull'universo del cinema e sui suoi personaggi. Vuole essere un omaggio alla sua magia, all'illusione che la proiezione crea, tuttavia affronta un problema reale, la difficoltà di portare a termine un processo creativo per la mancanza di budget. Esperienza che rispecchia appieno quella del regista Luis Nero, senza tuttavia essere un lavoro autobiografico. Il tema della rabbia nasce quindi da un percorso personale, dal desiderio di comunicare al più pubblico possibile, dalla voglia di raccontare l'ideale estetico, la lotta con i problemi economici, le relazioni personali.